Sabato 2 agosto 1980, stazione di Bologna. La sala d'aspetto di seconda classe è piena di turisti in partenza per le vacanze. Sul tavolino portabagagli c'è una valigia abbandonata. Dentro la valigia 23 kg di esplosivo e un timer. Alle 10:25 la bomba esplode in tutta la sua potenza. 85 morti e oltre 200 feriti. Tutta la città partecipa ai soccorsi. Per trasportare i corpi e liberare le ambulanze per i feriti, i vigili urbani impiegano anche i taxi e l'autobus della linea 37. Poche ore dopo si fa largo la pista della caldaia difettosa. Secondo molti, quello è l'inizio dei pistaggi che continueranno per anni. Per l'assaggio vengono condannati i terroristi di destra, Valerio Fioravanti, Francesca Mambro e Luigi Ciavardini, ma nessuno sa chi siano i mandanti. Nel 2022, nel processo sui mandanti, la corte d'assise condanna Paolo Bellini, ex terrorista fascista. Secondo l'accusa, era tra gli ispiratori della strage, assieme al capo della P2 Licio Gelli, esponenti dei servizi segreti deviati ed esponenti della massoneria. Ma per avere tutta la verità, bisognerà ancora aspettare.